L'Istat ha promosso insieme al suo ufficio territoriale per l'Umbria e all'Ordine dei giornalisti dell'Umbria un'iniziativa di formazione per tutti i componenti del mondo dei media che si chiama Scrivere con i numeri. L'Istat produce una quantità enorme di dati e li vuole mettere a disposizione dei decisori per il tramite e con l'aiuto di tutti coloro che operano nel mondo dei mass media. Per questo stiamo portando in giro per tutta Italia, per tutte le nostre sedi regionali, questa iniziativa di conoscenza e divulgazione e di avvicinamento alla statistica. Siamo in un mondo in cui qualcuno dice è scoppiata una infodemia, cioè un eccesso di informazione, un eccesso di dati, un eccesso di fonti informative. Occorre districarsi, occorre capire quali sono i dati veri, quali sono i dati autorevoli e come poi possono essere comunicati adeguatamente a tutti i cittadini. L'Istat è indubbiamente, diciamo così, il più autorevole istituto che riguarda appunto i dati, l'elaborazione e la diffusione. Secondo lei, tra la popolazione e anche tra i giornalisti, oggi il livello di conoscenza minimo, diciamo quello, il minimo sindacale necessario per capire e per lavorare nel caso dei giornalisti è adeguato oppure siamo indietro? Noi riteniamo che si debba lavorare molto su questo punto. Un po' perché nel mondo dei social tutti diventano apparentemente esperti e invece noi crediamo che ci voglia professionalità nel conoscere e professionalità nel comunicare. Quindi siamo nel mondo della citizen science, siamo nel mondo del data journalism, siamo in un mondo molto diverso anche dal passato, ma noi crediamo che occorra lavorare molto sulla formazione e quindi non pretendendo che tutti diventino esperti statistici, ma pretendendo che chi parla sappia di cosa parla e quindi abbia almeno degli elementi base per saper distinguere quando una fonte è autorevole o da dove poi quella fonte si è procurato dei dati. Quindi senza dare giudizi di valore, io credo che noi siamo in un mondo che obbliga tutti quanti, coloro che producono informazioni e coloro che devono diffonderle, a lavorare in termini di formazione e di conoscenza continua, perché il mondo evolve, perché il mondo della comunicazione necessita di preparazione. L'Italia è il paese delle dietrologie, per cui si pensa, magari a torto sicuramente, che poi sull'Istat possano esserci pressioni del governo, di tutti, indipendentemente poi da chi governa in quel momento, per addolcire, per non dare, non credo per alterare, assolutamente no. E ci sono queste pressioni? Queste pressioni non ci sono. L'Istituto è completamente immune da questo tipo di pressioni e uno degli strumenti attraverso i quali l'Istituto si fa garante di questa autonomia è proprio la programmazione della diffusione delle informazioni. Qualcuno potrebbe pensare, proprio in quel momento viene data quell'informazione sull'occupazione, sull'inflazione, sul PIL, ed è funzionale a una politica o perché c'è il G7 o perché c'è un evento. No. Se voi andate sul sito dell'Istat, prima che inizi l'anno solare, cioè prima del 31 dicembre, voi trovate data e ora in cui i prodotti statistici vengono diffusi. E non si sgarra, questo è il compito e l'impegno che ogni operatore dell'Istituto ha, rispettare quelle scadenze sia per il rispetto dei decisori politici, naturalmente a tutti i livelli, territoriali e nazionali, sia nel rispetto del mondo dei media che devono sapere che quel giorno e a quell'ora escono i dati. Questo perché tutto è coordinato anche con le regole generali che l'Unione Europea dà a tutti gli istituti di statistica, che sono autonomi rispetto ai governi e che rispondono quindi a dei criteri di qualità e di autonomia che vengono
diffusi e che vengono controllati a livello comunitario. L'Istat riceve periodicamente durante l'anno e tutti gli anni delle visite ispettive e di audit, perché dobbiamo sempre garantire e far capire come rispettiamo la qualità nella piena, totale e completa autonomia. Ci sono gli istituti statistici nazionali, c'è Eurostat a livello europeo. Come sono le relazioni con Eurostat? Le relazioni con Eurostat, le cose devono essere omogenee anche per le relazioni con Eurostat sono non solo continue, ma sono eccellenti naturalmente, ed è uno scambio reciproco. È uno scambio reciproco sia di conoscenza che di informazioni e di crescita del sistema statistico europeo. Noi non possiamo concepirci minimamente autonomi rispetto al contesto dell'Unione Europea, perché per tramite dei nostri dati vengono monitorati tutti i parametri di Maastricht e tutti i parametri finanziari, e quindi Eurostat per noi è un punto di riferimento, ma è anche un soggetto con cui colloquiare, con cui far crescere le politiche statistiche a livello europeo. Quindi i rapporti sono eccellenti e sono di continuo scambio, non è un rapporto di controllo, ma è semplicemente un rapporto di grandi professionalità. Peraltro noi abbiamo colleghi che lavorano presso Eurostat e continuamente questo scambio scientifico avviene e si alimenta. La mole di dati che durante l'anno produce Istat è davvero, io la uso molto, impressionante, riguarda tutti i settori, la vita economica, sociale, tutto. Volevo chiedere, ma quanti siete? In Istat ci sono circa 2000 collaboratori. La gran parte naturalmente nelle 6 sedi che abbiamo nella città di Roma, ma abbiamo un nucleo in ogni capoluogo di regione. Questo perché, e questo attiene appunto strettamente i dipendenti dell'istituto. Poi quando si parla di sistema statistico nazionale di Sistan si parla anche di tutti quei soggetti, soprattutto pubblici, che partecipano alla realizzazione della statistica pubblica. Leggendo il programma statistico nazionale noi scopriamo tutti i soggetti, che viene pubblicato naturalmente sulla Gazzetta Ufficiale tutti gli anni, scopriamo tutti quei soggetti che partecipano insieme all'Istat alla costruzione di queste statistiche. E quindi possiamo dire che non sono solo i 2000 dipendenti pubblici, ricercatori, tecnologi, collaboratori tecnici che quotidianamente si impegnano per la statistica ufficiale del paese, ma è anche un grande mondo di collaboratori, sia pubblici che privati. Tante volte anche gli operatori privati vengono ingaggiati dall'istituto, ma ogni volta il cittadino può recuperare, può ritrovare la fonte di queste indagini, di quel questionario, non solo delle grandi indagini tipo il censimento della popolazione, in questo programma statistico nazionale. Lì è la fonte e l'origine di tutto ciò che l'istituto fa e di tutto ciò che viene messo a disposizione poi, appunto, la grande mole di dati per il tramite dei nostri siti, di tutti gli strumenti di comunicazione sociale per tutti i cittadini, non solo per i decisori, non solo per i politici, ma per tutti coloro che abbiano una qualche curiosità per conoscere un fenomeno, per approfondirlo. Immagini di avere davanti un ragazzo giovane che ha finito le superiori e che vuole entrare ad Istat, deve laurearsi, immagina, ecco, cosa serve e cosa gli consiglierebbe? Beh, intanto possiamo dire che non è necessario essere laureati, perché all'Istat entrano anche collaboratori che hanno anche solo il diploma. Lo scorso anno noi abbiamo fatto un concorso per collaboratori tecnici e abbiamo inserito nel nostro organico dei neodiplomati, 19enni, 20enni, e questo è un invito ad avvicinarsi alla pubblica amministrazione come a un luogo dove si può lavorativamente, professionalmente, fare un percorso. Certo, l'interesse al mondo della statistica, ma non solo dei numeri, perché la statistica non è solo numeri, è un punto di partenza, interesse e curiosità. Quindi certamente chi poi ha fatto o fa studi
più specifici di statistica anche a livello superiore, universitario, naturalmente vede l'Istat come un possibile sbocco. Come detto, l'Istat è un ente pubblico, si entra per concorso, ma si entra per concorso anche solo possibilmente con il diploma. La frontiera dei dati è ciò che rende interessante lavorare nel mondo della statistica pubblica. Siamo nell'era dell'intelligenza artificiale, siamo tutti chiamati a aiutare, proprio a districarsi nella lettura dei fenomeni per il tramite di un corretto utilizzo dei dati. E allora lavorare all'Istat può avere questo fascino e può certamente aiutare, dentro la responsabilità per il paese, tutti quanti a capire meglio quanti siamo, chi siamo e forse anche dove andiamo. L'economia che veniva definita, spero che non sia più la scienza triste, la statistica ancora più triste, ma lavorare all'Istat è triste o no? No, assolutamente lavorare all'Istat non è triste, e non è vero che la statistica è una scienza triste, anzi è uno strumento per conoscere sempre di più, sempre più approfonditamente la realtà che ci circonda. Anche a chi non ha delle basi matematiche, e lo dico per appunto da giurista, la statistica è un mondo da esplorare ed è un mondo che apre gli orizzonti. Quindi assolutamente non si può parlare di scienza triste, anzi si può parlare di una scienza che aiuta a leggere la realtà, che aiuta a descrivere i fenomeni in maniera anche delle volte molto divertente. Quello che noi facciamo sia dentro l'Istat sia in occasione di questi corsi di formazione è proprio aiutare a far capire la bellezza e la grandezza di una materia, di una disciplina che esiste da quando esiste la civiltà. Noi abbiamo tracce che risalgono a millenni fa della necessità che la realtà, che le società si conoscano per il tramite, per esempio, della conoscenza della propria popolazione, dei numero di maschi e di femmine, dei bambini, e quindi è qualcosa che si accompagna con la nascita della socialità e della civiltà. Un grande mondo da scoprire, molto affascinante.